Buon pomeriggio, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Emergenza coronavirus, il punto sulla situazione. Caos vaccino anti-Covid causa lo stop di qualche giorno per mancanza di dosi. Dopo un giorno di stop e ripresa a rilento, la campagna vaccinale in Campania. Mancano le dosi in alcuni hub vaccinali, come quello del Museo Madre. Molti cittadini convocati ieri hanno ricevuto questa mattina l'amara sorpresa di un SMS che ritardava per il momento la vaccinazione. Causa di questo rinvio, appunto, la mancanza di siero. Attimi di tensione, questa mattina, tra i vigilantes e alcuni cittadini che, nonostante l'annullamento, si erano presentati all'appuntamento. A confermare questo rallentamento anche le parole del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che attacca il commissario Figliuolo, affermando che mancano oltre 90.000 dosi alla nostra regione. Siamo in collegamento con Enrico Panini, capo della segreteria politica del sindaco della città metropolitana, ex assessore al bilancio del comune di Napoli. Salve, grazie per aver accettato nuovamente il nostro invito, ben trovato. Grazie a lei, buongiorno a lei, chi ci ascolta e ben trovata. Allora, noi vogliamo capire da lei, che è stato assessore al bilancio dal maggio 2017 fino al 2021 del Comune di Napoli, in che condizioni sono i conti di questo Comune, quanto ammonta il debito del Comune di Napoli e chi ha fatto sì che questo debito lievitasse. Guardi, la ringrazio per questa domanda, perché siamo di fronte, devo dirle, ad un chiacchiericcio di bar dove a chi la spara più grossa sulla cifra, come dire, conquista i titoli di un giornale. Nello stesso tempo, chi non conosce la contabilità pubblica si misura con la contabilità pubblica, o addirittura chi ha determinato disastri parla come se fosse il re del Santo Graal. Allora, il tema è il seguente: nell'anno del Signore 2010, la Corte dei Conti, con una sentenza 2012, ha dichiarato fallito il Comune di Napoli. Punto. Cioè il Comune di Napoli non era in gestione equilibrata. Questo quadro di fallimento viene bloccato dal sindaco De Magistris, che chiede di entrare in una procedura di predissesto, ovvero l'impegno a restituire in un determinato numero di anni allo Stato il debito nel frattempo accumulato dalla precedente gestione, pari a non meno di 850 milioni di euro. Dopodiché, dottoressa, sono accadute due cose. La prima, sono continuate le riduzioni nei trasferimenti ai comuni. Il Comune di Napoli ha subito un taglio di 1,5 miliardi di trasferimenti. Quindi, mentre io dovevo pagare i debiti, progressivamente mi venivano sottratte le risorse. Secondo, nel 2015 cambiano le regole del gioco, tant'è che la stessa Corte dei Conti dice: guardate, il prima e il dopo non sono paragonabili. Dov'è che cambiano le regole? Per contrarre la capacità di spesa degli enti locali, si obbligano gli stessi enti locali a appostare come riserva delle somme. Le faccio un esempio. Tu hai 100 euro di TARI da riscuotere, si chiama credito di dubbia esigibilità. Ne apposti 90, quindi tolgo dalla mia disponibilità 90 euro e li metto a copertura dei 100, e in questo modo io ho un teorico debito che mi aumenta. Ecco perché dai famosi 850 milioni ad oggi siamo a 2 miliardi e mezzo di scopertura. Ma questo, e concludo, è un buco? No, esso è il frutto, da un lato, di un ammanco vero, mantenuto perché sono ridotte ulteriormente i trasferimenti, dall'altro perché le regole contabili sono cambiate e mi obbligano ad appostare sotto voce debito delle somme a garanzia di entrate. Quindi, insomma, lei in buona sostanza ritiene, innanzitutto, appunto, abbiamo detto, che abbiamo chiarito, che il debito del Comune non è di 5 miliardi come è stato detto in questi giorni, ma di 2,5 miliardi. E ritiene anche che se non ci fossero stati i tagli del governo agli enti locali, il Comune di Napoli non si sarebbe trovato in questa situazione, e quindi sostanzialmente la gestione è stata oculata, è stata una buona gestione.
come in ogni caso avremmo sempre potuto fare di più. Però mi consente di affrontare un argomento che vedo affrontato un po', le uso un termine non corretto, alla carlona, il tema dei tributi. Allora, noi abbiamo una serie di tributi che non vengono pagati. Quali sono i soggetti che non pagano i tributi? C'è una parte consistente come numero, ma ridotta come entità, che si riferisce a quelle famiglie, come si dice, che non riescono a mettere il piatto a tavola. Sono quegli evasori incolpevoli, nel senso che non hanno la capacità economica. Siamo o non siamo una città con un reddito pro capite che è un terzo di Milano? Secondo, noi abbiamo pochi evasori ben tutelati da studi e da consulenti che le norme tutelano in un qualche modo e che sono debitori verso il Comune di Napoli per milioni di euro. Questo è il tema, quindi sicuramente si può fare di più, sicuramente meglio, ma le assicuro, abbiamo utilizzato il denaro pubblico con correttezza, con attenzione, con rispetto. Il problema vero è che nella dinamica di questi parlamenti vari e di questi governi vari, gli enti locali non hanno alcun peso, sono una fonte di taglio e basta. Poi quando questo riguarda il 70% degli enti locali del Mezzogiorno, beh, sarebbe giusto porsi un problema che non è solo Napoli, ma che è la tenuta democratica del nostro paese. Certo, è chiaro, insomma, ci sarà sicuramente un intervento del governo per mettere in sicurezza i tanti comuni che rischiano il dissesto, che sarebbe un grave danno chiaramente per la qualità di vita dei cittadini. Noi la ringraziamo. Sempre per però la... un cambio di passo, le faccio un esempio. Guardi, la spesa storica, ma a lei pare che nel riequilibrare le somme fra gli enti locali il comune di Reggio Emilia abbia per gli asili nido una somma alta perché ha sempre investito in asili nido e il comune di Reggio Calabria abbia zero o il comune di Napoli abbia tre? Ma Napoli e Reggio Calabria, i loro asili nido e le loro scuole dell'infanzia, quando riusciranno a potenziarle se non hanno le risorse adeguate? Ecco perché non è banalmente una legge sola, è una rivisitazione che serve governata costituzionalmente, cioè i livelli essenziali di prestazione fanno sì che un cittadino italiano sia tale, sia che risieda in una parte del paese che in un'altra. Assolutamente, noi la ringraziamo, le auguriamo buon lavoro, arrivederci. Arrivederci, buona giornata. Tre arresti nel clan Terracciano tentarono di uccidere un boss rivale. Sono accusate di aver tentato di uccidere il 3 maggio del 2018 a Massa di Somma, in provincia di Napoli, Umberto Piscopo, all'epoca reggente del clan vesuviano Piscopo Ponticelli, le tre persone arrestate dai carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata e dalla tenenza di Cercola. Si tratta di tre presunti appartenenti al gruppo camorristico Terracciano: Antonio Terracciano, 32enne pregiudicato, elemento di spicco dell'omonimo gruppo camorristico, è ritenuto dagli inquirenti il mandante del raid. Secondo la DDA, ha deciso l'assassinio e l'ha pianificato e vi ha anche preso parte. A sparare però sarebbe stato Umberto Scognamiglio, 50enne pregiudicato. Per gli investigatori è stato lui a sparare a Piscopo quel giorno nei pressi della sua abitazione. Antonio Borrelli, 40enne pregiudicato, invece avrebbe accompagnato il killer sul luogo del tentato omicidio e poi fatto da palo. L'attività investigativa, sviluppata con intercettazioni telefoniche e ambientali, è stata anche suffragata dalle dichiarazioni rese da alcune persone informate dei fatti, da un collaboratore di giustizia e da uno degli arrestati oggi, che ha fornito spontanee dichiarazioni al sostituto procuratore della DDA. I tre sono accusati di tentato omicidio in concorso e porto in luogo pubblico di armi. I reati sono tutti aggravati dalle finalità mafiose. Vi ricordo sempre che se volete interagire con la nostra redazione potete farlo scrivendo al numero WhatsApp di Televomero 339-4628-565. Un servizio. Non ce l'ha fatta Matteo Leone, il giovane operaio rimasto schiacciato ieri da un carrello elevatore al porto di Salerno. Nonostante gli sforzi dei medici dell'ospedale salernitano, il suo cuore ha smesso di battere in nottata. Il trentenne era molto conosciuto in città, tifoso della Salernitana e portatore di San Matteo e di Sant'Anna. Due anni fa sembra che avesse anche sconfitto la leucemia, tanto che sui social, in occasione dei suoi ultimi compleanni, aveva anche invitato i suoi amici a donare un piccolo contributo in favore dell'AIL.
Sconcerto e dolore in tutta la comunità, soprattutto nel centro storico dove il giovane era molto noto. Cordoglio anche da parte del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il quale ha espresso alla famiglia, agli amici e ai colleghi di lavoro il cordoglio dell'amministrazione comunale. Ancora da chiarire le cause che hanno provocato l'incidente. Sul posto ieri sono intervenuti gli agenti della polizia di frontiera e i militari della capitaneria di porto. L'uomo, mentre era all'opera sulle banchine, sarebbe stato travolto da un carrello che gli ha schiacciato la zona inferiore del corpo. Anni fa, il padre Emilio, anche lui lavoratore portuale, si era salvato proprio da un altro incidente sul lavoro, dopo un volo di alcuni metri cadendo da un container. Purtroppo la dinamica ancora non è chiara, poi spetterà alle istituzioni preposte ad accertare quali siano le responsabilità. Purtroppo ci ritroviamo di nuovo qui a parlare di morti sul lavoro, anche se qualcuno li definisce morti bianche, ma io di bianco, di candido, di puro, in un lavoratore che esce la mattina e va a lavorare e non torna a casa, io non ci vedo nulla di candido e di puro in questo. Questi sono lavoratori che hanno un nome, un cognome, hanno un'anima, un corpo, che purtroppo, voglio dire, le famiglie, voglio dire, saranno distrutte per questo. Oggi alle 12 in tutti i porti d'Italia verrà suonata la sirena in sostegno del ragazzo defunto e si sta proclamando, oltre il nostro sciopero, un'ora di sciopero in tutti i porti d'Italia in onore e in sostegno del lavoratore che è deceduto. Siamo in collegamento con il dottor Maurizio Di Biasi, responsabile della struttura semplice di emodinamica e cardiologia interventistica dell'ospedale Luigi Sacco, Polo Universitario di Milano. Salve, grazie per aver accettato l'invito a collegarsi con noi. Ben trovato, dottore. Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per l'invito. Lei è napoletano, però insomma, lavora a Milano. Come, scusi? Lei è napoletano ma vive e lavora a Milano. Sì, sono qui a Milano dal 92 e sono nato a Napoli dove mi sono laureato alla Federico II e poi dal 92 sono qui e ho fatto una serie di, diciamo, upgrading durante la mia vita professionale e fino ad arrivare adesso alla direzione appunto della cardiologia interventistica dell'ospedale Sacco e quindi sono già 5 anni insomma che sono in questa posizione e sono estremamente contento visto che fortunatamente c'è la possibilità di dirigere 2 sale di cardiologia interventistica in questo ospedale che è anche polo universitario e quindi estremamente impegnativo ma molto stimolante, ecco. È nato anche proprio l'ambulatorio del cuore, insomma dirigerlo un napoletano a Milano, questo significa insomma che la qualità viene premiata indipendentemente dalla provenienza e questo ci fa piacere. Ci vuole spiegare come avete vissuto questo anno e mezzo così difficile con la pandemia e le persone, i pazienti che avevano legittimamente paura di avvicinarsi agli ospedali? Sì, abbiamo, diciamo, l'idea di aprire questo centro di cardiopatia strutturale nasce sostanzialmente già più di un anno fa proprio in virtù di una serie di considerazioni, ovvero sia della sempre più importante tendenza alla mini-invasività negli interventi, diciamo anche in termini di cardiologia interventistica, che non riguardassero soltanto le angioplastiche coronariche, ma anche proprio tutta la cardiopatia strutturale, quindi l'intervento di sostituzione valvolare aortica, di riparazione valvolare mitralica, piuttosto che la chiusura percutanea dell'auricola sinistra e dei forami ovali pervi. Diciamo che ci si sta indirizzando sempre di più verso la maggiore mini-invasività di questi interventi e quindi era giusto aprire un centro che poi potesse non solo identificare i pazienti che potevano giovarsi di questi trattamenti mini-invasivi, ma anche seguirli poi nel post-intervento, nel post-operatorio, perché ovviamente con pazienti che hanno bisogno di alcuni controlli in follow-up e quindi il centro che abbiamo aperto diciamo ha proprio queste prerogative che ci permettono
permette di seguire quindi il paziente dall'inizio, durante l'intervento e nel post-operatorio, insomma, è un approccio da seguire. Molto spesso per questi pazienti è necessario un apporto multidisciplinare e multiprofessionale, quindi la collaborazione con tanti altri colleghi specialisti per la cura ottimale dei pazienti. Sì, e diciamo che il cardiologo interventista è un po' il regista nella diciamo scelta di alcuni interventi mini-invasivi di questo tipo, soprattutto nell'ambito della sostituzione valvulare cosiddetta TAVI, oppure la riparazione transcatetere della valvola mitrale con dispositivi di varia natura. Sicuramente ci si avvale della collaborazione comunque nella scelta dell'indicazione del cardiochirurgo, del cardiologo clinico, dell'ecocardiografista. Sono attori altrettanto fondamentali nella scelta della corretta indicazione ad eseguire questi interventi mini-invasivi e ovviamente il tutto si ripercuote sui risultati del post-operatorio che ovviamente possono essere brillanti fatta preliminarmente. Mi dica una cosa. Fortunatamente noi all'esterno abbiamo un'ottima collaborazione fra i vari attori, quindi insomma non abbiamo problemi di questo tipo sicuramente. Mi dica una cosa, un dato è sicuramente preoccupante. Durante la pandemia e anche insomma adesso che purtroppo ancora non siamo usciti dal tunnel, soprattutto dal tunnel della paura del contagio, il 40-50% delle persone che avevano un infarto non si sono recate tempestivamente in ospedale proprio per paura di contrarre il Covid. L'ambulatorio vostro ha funzionato forse anche di più in pandemia con numeri importanti, ma bisogna fare un appello alle persone che hanno dei problemi di recarsi tempestivamente in ospedale, perché credo che sia fondamentale poi per la riuscita di qualsiasi intervento. Sì, questo è fondamentale perché come ha detto lei correttamente, in questo periodo pandemico c'è stata una riduzione dell'accesso dei pazienti al pronto soccorso in tutta Italia, in tutto il mondo, direi, come dicono i dati di letteratura mondiale, proprio per la paura appunto di contrarre l'infezione. E questo ha creato delle problematiche ovviamente importanti. I pazienti con infarto che arrivano tardi in pronto soccorso possono accedere ai trattamenti gold standard della rivascolarizzazione con risultati migliori relati proprio al tempo che intercorre fra l'esordio del sintomo e il trattamento con angioplastica. Se questo tempo si dilata e quindi il paziente arriva dopo molte ore o addirittura il giorno dopo, ovviamente il cuore ne soffre in maniera importante e quindi anche i risultati di un'angioplastica e della quindi rivascolarizzazione miocardica sono meno brillanti di quello che potevano essere fatti nei tempi corretti. Quindi sicuramente l'invito è quello di recarsi in pronto soccorso in presenza di sintomi. Adesso fortunatamente in questo momento soprattutto abbiamo fortunatamente una riduzione dell'incidenza dei contagi. Qui al Sacco abbiamo un'organizzazione che ci permette comunque di accessi separati fra pazienti eventualmente Covid e non Covid. C'è tutto l'organizzazione tale da permettere un trattamento ottimale di questi pazienti e quindi sicuramente non bisogna trascurare gli eventuali sintomi, insomma, ecco. Allora, noi la ringraziamo per il suo intervento, siamo veramente contenti che a dirigere l'ambulatorio del cuore al Sacco di Milano ci sia un napoletano. Grazie, buon lavoro, arrivederci. Grazie a voi, a presto, arrivederci. La campagna è teatro, danza e musica, istituzioni, imprese e lavoratori insieme per la ripartenza dello spettacolo dal vivo. Con i primi spettacoli dedicati ai ragazzi al Teatro dei Piccoli di Napoli e al Teatro De Simone di Benevento, inizia l'azione di promozione culturale, di rilancio occupazionale proposta dalla campagna è teatro, danza e musica.
Ideato dalle imprese dell'Artec per il teatro e di Sistema Med per la musica e la danza, entrambe aderenti all'AGIS, il progetto realizza una capillare programmazione di eventi realizzata attraverso l'uso virtuoso dei fondi ordinari stanziati dalla Regione Campania e dal Ministero della Cultura con il sostegno attivo di Scabec e di Fondazione Campania dei Festival. I presidenti Lello Serao di Artec e Gabriella Stazio di Sistema Med. La Campania è musica, teatro e danza, è un'idea che vuole portare su tutto il territorio della nostra regione un numero di spettacoli molto elevato, oltre 700 spettacoli in tanti luoghi più o meno conosciuti, ma è soprattutto la sinergia tra pubblico, privato, istituzioni, artisti, operatori, ed è la prima volta che un'intera regione riesce a portare avanti un modello organizzativo di queste proporzioni. È una ripartenza vera, perché noi pensiamo che questo progetto debba e possa continuare anche nella programmazione invernale. È una modalità nuova di relazione con le istituzioni, perché abbiamo parlato non da singoli operatori ma come associazioni di categorie, e quindi con una voce plurale. È una innovazione dal punto di vista delle relazioni con le imprese, perché c'è stato anche un principio di solidarietà che ha retto alla base di questo processo. Alessandro Haber, Michele Serra, Scania Celestini, Enzo Moscato, Isa Danieli, Enrico Iagnello, Sergio Rubini, Peppe Servillo, Raiz e Radincanto, Mariano Regillo, solo per citare qualche nome, si aggiungono a centinaia di giovani attori, musicisti e danzatori impegnati in un'azione di promozione culturale e di rilancio occupazionale. Rosanna Romano, direttore generale delle politiche culturali e del turismo della Regione Campania, e Massimo Ricchiari di Scabec. Abbiamo lavorato insieme per semplificare le procedure e fare in modo che le risorse arrivassero per tempo, in modo tale da poter realizzare programmi, progetti nuovi da poter mettere in fruizione e rendere fruibili proprio in questo periodo. Presenteremo quest'oggi un atlante che la Scabec ha realizzato insieme all'AIAP, l'Associazione del Paesaggio per l'Architettura, e che sarà uno strumento valido per censire tutti i luoghi destinati allo spettacolo e che pertanto saranno oggetto di grande interesse e di richiamo per le persone che desiderano ardentemente tornare a vivere d'arte e spettacolo. Siamo in collegamento con Simona Tortora dell'associazione Acquamunda Uniti per il Sarno. Salve, benvenuta, grazie per aver accettato l'invito a collegarsi con noi. È tornata la mobilitazione a Nocera Inferiore, un flash mob per chiedere ancora una volta porre attenzione su questo fiume, il più inquinato d'Europa, che tanti danni produce alla salute dei cittadini. Sì, noi abbiamo ripreso praticamente l'attività delle nostre manifestazioni appena abbiamo potuto, appena insomma il governo ha dato la possibilità di poter scendere in piazza senza creare assembramenti, e a esattamente a un anno dalla prima manifestazione, dal primo flash mob che avevamo organizzato, abbiamo ripreso chiaramente le fila della questione. Importante, c'è da dire che non siamo da soli, ma che ci sono tante associazioni che si sono unite al nostro movimento e tantissimi cittadini che prima non avevano mai avuto modo di poter manifestare, di poter essere partecipi in prima persona della protesta. A questo nuovo flash mob, grazie anche alla partecipazione appunto dell'associazione Controcorrente e nelle figure di Gianluca Sales e Aldo Padovano, è stato lanciato anche un prodotto, ecco, ne vediamo adesso le immagini. In maniera provocatoria, certo. Sì, beh, crediamo che forse è anche il metodo più efficace quello di essere provocatori, perché ci siamo anche stancati, ne abbiamo provate veramente tutte, probabilmente quella della provocazione è quella che è anche più consona rispetto alla situazione, perché la situazione è talmente paradossale che bisogna prenderla con una certa dose di sarcasmo. Ricordiamoci che non siamo stati annoverati tra le quote del Recovery Fund, questo veramente noi l'abbiamo chiamato, per ritornare a un dialetto nostro partenopeo, lo scippo, che è stato fatto, l'ennesimo scippo
che questa volta è il Sud che ha subito. Insomma, stabilire delle quote per il Po e non per il Sarno. Noi vorremmo capire in cosa sta questa differenza, perché il Sarno non è meritevole, con tutto il suo abominio, di essere portato in Europa e di essere risanato. Ricordiamoci che un fiume inquinato non riguarda soltanto le città interessate, ma riguarda l'intero paese e di conseguenza l'Europa. Certo, questa acqua Sarnella, che cosa insomma avete voluto dire con questa provocazione che abbiamo visto prima nelle immagini, acqua Sarnella? L'acqua Sarnella è quella che noi respiriamo, è quella che irriga i nostri campi, perché ricordiamoci che il bacino idrico del Sarno è pieno di terreni coltivabili, sono i famosi prodotti a chilometro zero che vengono serviti sulle nostre tavole, quindi noi facilitiamo il biologico, facilitiamo il chilometro zero, ma con una grande percentuale di inquinamento, perché molto spesso questi terreni vengono irrigati anche dalla straripazione dello stesso Sarno, che in molti punti ha creato già questi disagi ai contadini e alle terre. L'acqua Sarnella è quella che ci viene imposta da chi sversa illegalmente e da chi avrebbe il potere, perché avrebbe la legge dalla sua parte, di fermare i criminali e non lo fa. Certo, ieri era presente anche l'assessore all'ambiente del Comune di Nocera in rappresentanza delle istituzioni. Bisogna mobilitarsi unitamente in maniera trasversale per il disinquinamento di questo importante corso d'acqua. È chiaro che non basta più. Noi abbiamo l'appoggio dell'amministrazione, l'abbiamo sempre avuto all'interno delle nostre manifestazioni, ma è chiaro che non basta più avere l'appoggio di un'amministrazione locale. Quello che noi chiediamo è un appello all'Europa, perché il fiume non riguarda appunto soltanto chi ne è contaminato. Ormai sono anni che noi denunciamo anche l'incremento di tumori che vengono causati proprio dal respirare e dall'essere in contatto con un'aria così insalubre come quella che si respira attraverso il fiume Sarno. Noi abbiamo creato un manifesto all'interno dell'ultimo flash mob dove chiediamo delle cose ben precise. L'incremento dei controlli. È vero che c'è stato nell'ultimo anno, forse anche spinti dalle proposte, da questi grandi movimenti che si sono creati tra associazioni e della partecipazione dei cittadini, è vero che sono aumentati i controlli, ma non basta. È vero che si è creata un'unione tra le procure, che non era mai successo prima, tra Torre Annunziata, Nocera Inferiore e Avellino, ma ancora non basta, perché tutto questo non ha cambiato l'esito del fiume, può aver migliorato in alcuni momenti, in alcuni periodi, ma ricordiamoci che adesso si avvicina l'estate, si avvicina la lavorazione dei pomodori, quindi a quelli che sono insomma gli agenti principali, che sono riconosciuti da sempre, che sono le aziende conciarie, che sono le aziende dei pomodori e non ultimo le fogne. Certo. Noi abbiamo le nostre città che non sono ancora con l'adeguamento fognario. È un problema enorme. Speriamo insomma che il governo ci ponga attenzione e che si investa su questo disinquinamento. Intanto la ringraziamo, le auguriamo buon lavoro, arrivederci. Grazie a voi. Alessandro Sallusti e Luca Palamara saranno a Napoli giovedì prossimo alle 17 al Teatro San Lazzaro per la presentazione del libro Il Sistema, edito da Rizzoli. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Culturale Polo Sud. Dopo l'introduzione di Amedeo La Boccetta, presidente del Sodalizio Culturale, si svolgerà un confronto di alto spessore sui temi della giustizia tra 6 relatori. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, un piacevole pomeriggio, ci ritroviamo come di consueto nelle prossime edizioni di Televomero Notizie. Arrivederci.